Ciao, sono Antonietta, la figlia di Vincenzo Orlando, ammalato di SLA dal 2008, e tracheostomizzato, allettato. Inizialmente abbiamo avuto tanti problemi, perché quando papà è stato tracheostomizzato è tornato e tornato dall'ospedale avevamo solo due ore di assistenza e quindi mi sono trovata con un ammalato grave in casa, in situazioni anche difficili da risolvere. Da sola, non sapevo chi chiamare, poi, dopo alcune battaglie, lettere, eh, articoli, eh, siamo riusciti ad avere qualche ora in più anche perché mia figlia doveva andare a scuola e qualcuno doveva portarcela e quella era la sua mamma, visto che siamo, siamo separati, io e il suo papà siamo separati già da. Un po' di anni, quindi io mi occupo di lei da sola, come mi occupo anche di papà da sola. Apparteniamo all'ASL Roma B, ehm, l'ASL che mi ha fatto tribolare per tanto tempo per me, per mio padre, perché non ha avuto tutta l'assistenza che avrebbe dovuto avere da subito e tanti problemi che lui ha avuto perché non c'era l'assistenza giusta. C'ero solo io, io non sono un'infermiera, anche se provo a fare le cose in modo giusto. Dopo tante battaglie, anche grazie a Viva la Vita, soprattutto grazie a Viva la Vita, perché se non ci fosse stata Viva la Vita, io probabilmente sarei rimasta alle solite ore che avevo un anno fa. Grazie a Viva la Vita eh, siamo riusciti ad avere l'aumento de, delle ore da 2 a 5 e poi da 5 a 10 adesso, e adesso da pochi mesi, sei mesi più o meno, e mio padre è malato da sei anni, e questo lascia pensare, perché è un ammalato di SLA. altre famiglie eh, non hanno dovuto combattere così a lungo per avere quello di cui avevano bisogno, di, di cui avevano il diritto, cioè essere assistiti come delle persone. La domanda che io mi pongo e che mi viene, perché c'è tanta differenza tra un ASL e l'altra? Perché alcune famiglie hanno tutto: hanno la badante, hanno più di 12 ore di assistenza infermieristica, hanno tutto quello di cui hanno, ha bisogno un ammalato di SLA. Io ho dovuto combattere per avere qualche ora in più, per averne qualche altra in più, non per me per mio padre e anche per me, perché anch'io sono una persona, voglio dire, io ho preso mio padre e me ne prendo cura sola, perché purtroppo la famiglia non mi può aiutare nel modo in cui noi avremmo bisogno. E poi, oltre a questo, io non posso lavorare, non lavoro più, sono grande, ho 44 anni, ho un debito con il padrone di casa di 6.000 euro, per fortuna che è un padrone di casa che... Diciamo, mi ha sopportata, ci sono state discussioni, crisi, tanti problemi, però mi ha lasciato vivere qui e continua a lasciarmi vivere qui nonostante io non paghi quello che dovrei pagare. Quando mio padre non ci sarà più, che fine faccio io con mia figlia? Quando non avrò più l'aiuto che mi dà il comune, il fondo, perché grazie a quel fondo posso mangiare, posso andare avanti. Quando lui non ci sarà più? A casa di chi vado? Che cosa faccio? Mia figlia dove la porto? Ho sbagliato a prendere mio padre a casa. Non ho sbagliato.